Ben ritrovati amici di Stylis alla nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere. Per i consigli del nutrizionista con noi il dottor Gerardo Bocchino, biologo nutrizionista, laureato in biotecnologia all'Università degli Studi del Sannio e specializzato in scienze della nutrizione umana presso l'Università Federico II con il massimo dei voti. Ecco a voi la prima puntata. Ben ritrovati, oggi parleremo di prevenzione e della sindrome metabolica. Due aspetti fondamentali per un buon stile di vita e per il mantenimento quindi di un ottimo peso corporeo. Per quanto riguarda la prevenzione, ovviamente a 360 gradi, quindi partendo dal peso, un peso ideale, un indice di massa corporea ideale ci permettono di diminuire l'infiammazione e prevenire quindi tutte le patologie croniche, quindi diabete, colesterolo, che poi vedremo successivamente per quanto riguarda quello che vanno a definire la sindrome metabolica. Tra i vari aspetti della prevenzione troviamo l'attività fisica e troviamo il fumo. Due aspetti da non trascurare perché in associazione ad un piano alimentare equilibrato e quindi ad un'alimentazione sana, alle preferenze di verdura, di frutta e di 5 pasti giornalieri come anticipato precedentemente, siamo in grado di andare a definire quella che è la sindrome metabolica. La prevenzione in patologie croniche, in patologie importanti quali cancro, quali malattie cardiovascolari eccetera. La sindrome metabolica viene definita quando sono presenti almeno 3 di 5 parametri considerati. I parametri che vengono considerati risultano essere un colesterolo buono al di sotto della soglia, grassi in eccesso, una glicemia al di sopra della media, dei range di riferimento, soprattutto ad una circonferenza addominale superiore alla media. Rientrare in questi parametri ci permette di diminuire l'infiammazione generale e quindi di diminuire tutte le patologie croniche come definito in precedenza. La prevenzione è alla base delle patologie e quindi ancora una volta l'alimentazione ci dà modo di prevenire quello che è il nostro futuro e di definire non solo ovviamente tramite l'alimentazione ma anche tramite, come detto prima, il fumo e lo stile di vita in generale, la qualità delle materie prime e l'attività fisica permette di avere una vita in salute. Grazie per essere stati con noi, ci rivedremo alla prossima puntata con i consigli del vostro nutrizionista.